Allora, sei pronta? Sono. Pronta. Non vedo neanche dove sono. Dai, dalla me, te l'avevo detto che la pianta non era una buona idea. Sì, però non potevamo arrivare a mani vuote. Già mi sento a disagio così. Ridammela. Non lo accetteranno mai, lo so. Ci giudicheranno. Suona tu? Ma come faccio? Ho la pianta. Nina, stai tranquilla. Andrà tutto bene. Non dobbiamo aver paura di uscire allo scoperto. La fai facile tu, questa è la mia famiglia. Lo sai come sono all'antica. Ma sì che lo so, però non possiamo continuare a fingere. È la nostra vita dopo tutto. Capiranno. Suono? Aspetta, aspetta. Cosa c'è? Dovevo mettermi la gonna. Ma per favore. Mamma, papà, famiglia, io e Giulia. Giulia, ecco noi, ci stiamo separando. Sì. A parte che io, come mamma, l'avevo già capito. Io non avevo capito niente. Però, ragazze, che problema c'è? Ma infatti, per chi ci avete preso? Non c'è niente di cui vergognarsi. Poi guarda tua zia, ha già divorziato 3 volte. Ma loro il divorzio ce l'hanno? Ma non lo so, ma non è questo il punto. Il punto è, ragazze, che non siete sole ad affrontare questo momento, eh? Noi siamo con voi. E poi c'è il centro relazioni e famiglie. Il Centro per le Relazioni e le Famiglie della Città di Torino offre orientamento e consulenza in merito ai rapporti interpersonali e familiari, fornendo fra gli altri servizi di mediazione, sostegno alla genitorialità e informazioni sulle procedure di separazione e divorzio. Le famiglie e le coppie LGBT possono rivolgersi al centro trovando accoglienza e ascolto. Pure te hanno lasciato.